Pensate a quando vedete un disegno fatto a mano, in digitale che sia, e le zampe dell'insetto rappresentato spuntano da parti dell'animaletto che vi fanno venire un dubbio recondito dentro al vostro cervello, che non è sicuro che le zampe siano posizionate nel modo giusto. Beh, che se ne dica, gli insetti hanno 3 paia di zampe. E questo non cambia, è una cosa che sanno in molti, però non, forse non sanno che questa cosa è fissa in tutto il gruppo degli insetti. L'unica cosa che può variare, cambiare, è la loro forma e la loro grandezza, ma questa cosa resta una delle poche cose fisse in questo grande gruppo, e in quanto cosa fissa contribuisce anche a definire questo grande gruppo. Queste zampe possono spuntare solo ed esclusivamente dal torace, dal tagma torace, dalla fusione di segmenti denominata tagma in zoologia detta torace, che quasi sempre è situato al centro del corpo dell'animale. Se le zampe spuntano da altre parti, magari fate presente che non è così che funziona.